Ancora Festival dei Due Mondi, questa 52esima edizione è entrata nel vivo. Noi siamo qui per raccontarvi tutto quello che succede di giorno ma anche di notte. Sigla e poi torniamo allo Spoleto Festival Corner dal Meeting Point. Si è appena conclusa proprio nella limonaia del Meeting Point la conferenza stampa tenuta da un eclettico e brillantissimo Vittorio Sgarbi che inaugura proprio oggi le mostre. Non solamente mostre, ovviamente al festival, anche fiabe, pensate. Allora noi abbiamo avuto qui ospite in studio Claudio Casadio per Accademia Perduta. Ci vediamo l'intervista e anche alcune immagini tratte dalla fiaba Pollicino. Claudio Casadio per Accademia Perduta, dal 1982 questa compagnia teatrale nasce proprio in quegli anni, poi un sacco di tournée in giro per l'Italia, per il mondo, quest'anno a Spoleto. Beh, in effetti l'arrivo a Spoleto per una compagnia è molto importante, per questo grandissimo festival che quest'anno ci ospita con 4 spettacoli. Sono spettacoli dedicati a un pubblico di bambini, non solo, e sono spettacoli per la famiglia, per tutti. Il teatro per ragazzi italiano è un po' come un nuovo teatro popolare, no? E quindi essere a Spoleto per noi sicuramente è molto importante, come è importante che questo festival dia spazio a questo genere di teatro. Questo genere di teatro, perché parliamo di teatro per ragazzi ma che fa sognare un pochino anche gli adulti, perché si tratta di favole. Sono 4 favole, quali sono i temi e se possibile qual è la sua preferita? Beh, sicuramente le fiabe sono tutte nell'immaginario collettivo, no? Oggi iniziamo con un Pollicino, a cui tengo veramente molto, anche perché è l'ultimo spettacolo, è uno spettacolo che ha girato un po' tutta Europa, e quindi diciamo che come le ultime cose che fai sono quelle a cui sei più affezionato. E Pollicino parla di un bambino che deve imparare a crescere in fretta perché i genitori lo abbandonano nel bosco. E sembra una storia vecchia, sembra una favola, però in realtà anche oggi molti bambini per la fame e per la guerra devono imparare a crescere in fretta. È uno spettacolo molto magico come tutti gli altri spettacoli, perché noi lavoriamo molto sulla magia, sull'emozione, sugli oggetti, sulle invenzioni. Gli altri spettacoli sono Hansel e Gretel, sono Il pifferaio magico e Bandiera ballata per una foglia. Sono spettacoli per bambini ma anche per tutti. Io credo che sia bello anche per i genitori vedere il teatro assieme ai figli, sia un'emozione importante, sia un momento importante, e inviterei anche molte persone a venire. Noi vogliamo regalare un po' di questa magia anche ai nostri telespettatori, allora proponiamo queste immagini tratte proprio da Pollicino. La fame è una cosa brutta, fa fare delle cose strane, cattive, ci porta più lontano. Hanno detto così, ma loro non lo sanno che io ho sentito tutto. Ma dove l'ho messa la 5? Questa si è nascosta bene, brava. È difficile capire se dormono tutti. Il babbo e la mamma di sopra pensavano di parlare senza di noi. E già, i ragazzi hanno gli occhi chiusi. Ma le mie orecchie sono aperte. Sembrano delle farfalle, però è fredda, eh? Uomo per forza, uno nemico della farina. Se solo fosse della farina, ti immagini che belle pagnotte di pane potremmo fare? Il pane, la neve copre il pane. Oh no, il pane, i sassi, la neve copre i sassi. Io non ho portato i sassi, ma come che non hai i sassi? E adesso con cosa torniamo a casa? Beh, col pane ho fatto le bricioline. Correte, correte! Ma davvero!
una location che so è piaciuta molto, molto soddisfatto dell'auditorium La Stella. Ovviamente è uno spazio molto particolare, ma sicuramente di grande magia, dove i nostri spettacoli sicuramente hanno il luogo giusto per essere rappresentati. Ringraziamo Claudio Casadio e auguriamo in bocca al lupo alla compagnia. Crepi il lupo. Energeia, Energeia, progetti e investimenti per le energie rinnovabili. Si ringrazia la Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto per la fattiva collaborazione. Si ringrazia la Spoleto Credito e Servizi per la fattiva collaborazione. Ballerina da non perdere. Escursionismo. Sport fluviali. Sport estremi. Enogastronomia. Spiritualità. Paesaggi. La comunità montana della Ballerina sostiene e valorizza il territorio. Grazie a Guidobaldi Allestimenti per la fattiva collaborazione. Tempietto sul Clitunno, candidato a Patrimonio Mondiale UNESCO.